Buonasera a tutti e bentornati dopo la pausa estiva al quarto appuntamento dei Segreti di Vico di Genova in pillole. Anche questa sera, come precedenti appuntamenti, partiremo da un'immagine, anzi da questo acquarello che già vedete, e di qua svilupperemo un piccolo discorso, un piccolo viaggio che ci porterà a esplorare una zona di Genova e che durerà, come sempre, più o meno una mezz'oretta, dipende un po' se riuscirò a non allungarmi troppo. Come al mio solito. Bene, dove siamo? Tanto chi è? Come spesso accade nelle puntate dei Segreti di Vico Genova in pillole, partiamo da un acquarello del Cambiaso. Cambiaso che è un'ottima fonte di ispirazione per me, è anche un ottimo punto di partenza per i nostri viaggi serali. Bene, dove siamo? Cosa vedete? Vediamo Palazzo del Principe, siamo nel fossato di San Tommaso. Diciamo alla vostra destra, adesso vi porterò dove, sareste entrati in città, qui invece avreste visto questo piccolo ponte, sareste entrati a Palazzo del Principe, oppure sareste passati qui dietro e avreste proseguito per il ponente. Intanto qua cosa vediamo? Vediamo Palazzo del Principe, con l'ingresso lato città, diciamo così, dietro vediamo il gigante e qua la chiesa di San Rocco. Qui la prima fila qua, due piccole signore che stanno lavando i loro panni, appunto, in questo fossato detto Fossato di San Tommaso. Cosa avremmo visto se fossimo stati qua? Lo guardiamo subito. Ebbene, saremmo entrati in città attraverso una porta, la porta di San Tommaso. Porta di San Tommaso che molti di voi conosceranno per questo quadro del Comotto. Il quadro del Comotto ci racconta la rivolta presso la porta di San Tommaso avvenuta nei giorni del Balilla, nei giorni del dicembre del 1646, quando appunto la città si appunto rivoltava contro i austriaci, cacciandoli proprio dalla porta di San Tommaso. In questa porta qua è raccontato uno dei episodi clou, diciamo, di questa rivolta. Tutti conosciamo molto bene il Balilla e le sue gesta, pochi conoscono Pittamuri, un altro piccolo bimbo che anche lui, diciamo, tra virgolette, ha lavorato per la liberazione di Genova. Pochissimi conoscono colui che è protagonista invece di questa piccola battaglia, il Giovanni Carbone. Giovanni Carbone, tanto lo troviamo anche sul sito, alla pagina dei Poeti, Santi, Scrittori e Avventurieri, era un garzone, era un ragazzo di origine di Bargagli che nel 1646 aveva circa 22 anni, così raccontano le cronache, e si guadagnava da vivere lavorando all'osteria Croce Bianca, non lontano dalla porta di San Tommaso, appunto la porta di cui vi ho mostrato poco fa le immagini. Se capitate in via Gramsci troverete una lapide a lui dedicata che racconta appunto la sua storia. Vede Popolano, insigne esempio di virtù cittadine, nel 1646 strappa eroicamente da mani straniere le chiavi di Genova. Ebbene, è proprio lui, nella rivolta presso la porta di San Tommaso, che riesce a strappare le chiavi della città che gli austriaci erano riusciti a prendere a Palazzo Ducale. E anzi racconta che sia poi lui a portarlo indietro al Doge, raccodicito queste parole. Queste, disse, sono le chiavi delle porte delle signorie loro servissime, con tanta franchezza rassegnate ai nostri nemici. Il popolo ha recuperato con loro sangue e spera che l'avvenire saranno un po' meglio custodite. Giovanni Carbone è ricordato qua, in via Gramsci, se vi capita, diciamo lo slargo dove c'è Piazza dello Scalo, quindi diciamo, a metà di via Gramsci, non troppo lontano dalla Commedia di Pei. E poi è ricordato anche, diciamo, è seppellito, quindi potete trovare, anche nella chiesa delle Vigne, dove appunto c'è una lapide, entrando sulla destra, nella navata destra, che lo ricorda a Giovanni Carbone, che esprime un pericolo in patria, infiammando gli animi cittadini con l'esempio della sua virtù, rivendicata per San Tommaso, restituite le chiavi al Senato per la libertà, con coraggio, con forza combatté, la Repubblica ricorda questa memoria, eccetera, eccetera. Tanto per concludere la piccola parentesi su questa porta. Per San Tommaso è una porta del XIV secolo, cioè fa parte delle mura del XIV secolo, insieme a, diciamo, quando la città si espande verso Ponente, vengono costruite le porte di pietra minuta, di carbonara, di San Tommaso. Questa porta qua era adornata all'esterno con una statua di San Tommaso, oggi conservata presso la chiesa di San Tommaso, in cui, come sapete, è in via Almeria, ma torneremo a parlare della chiesa tra poco. Mentre all'interno, poi i genovesi, diciamo, in segno di ringraziamento alla Madonna, collocarono una sua statua che oggi è conservata al seminario. Era stata portata, quando la chiesa è stata distrutta, al seminario antico, che oggi è l'Abbeverio, diciamo così, mentre invece oggi è a Righi, il seminario nuovo, e potete ancora vedere appunto la statua della Madonna che era qui collocata.
parlavano della San Tommaso, San Tommaso, poi del nome della chiesa trovata. Chiesa San Tommaso, ve la mostro subito. Eccola qua. Questa è l'immagine che avreste avuto della chiesa San Tommaso, vista appunto quasi, diciamo, da Palazzo Pesce, proprio poco sopra, diciamo, il fossato da cui siamo partiti, da questo fossato qua, appunto. Eccola qua, questo è il campanile. Dove siamo? Non si capisce nulla, diciamo, rispetto alla Genova moderna. Ebbene, siamo il cosiddetto Caput Arena, cioè Capo d'Arena, che si trova esattamente tra la Commenda di Preche, fate conto, è qui dietro, e Palazzo del Principe, cioè qui. Siamo esattamente dove oggi sorge, più o meno, diciamo così, Palazzo del Principe, scusate, la stazione di Principe o la stazione marittima qui davanti. Oggi, diciamo così, l'ambiente intorno è completamente cambiato, quindi nulla rimane di ciò. Faccio vedere un'immagine un pochino più moderna, vedete qui già la chiesa di San Tommaso, non è più sul mare, ma davanti a Capo d'Arena passa già il treno che in questo caso ha la sua propria stazione in piazza Caricamento. San Tommaso però abbiamo qualcosa in Sant'Agostino, se capite nel Sant'Agostino c'è una sala dedicata a San Tommaso, di cui vi faccio vedere queste due immagini con questi bellissimi capitelli, vedete, qui con tralci di vite, anche se è una vite un po' particolare, e poi invece vedete altri bellissimi capitelli, che sono parte appunto del complesso e in questo caso del piccolo chiostro, ma probabilmente. Andiamo avanti e torniamo sulla nostra immagine. Diciamo, voltiamo, come dire, lo sguardo. Quindi adesso siamo andati qua a San Tommaso, abbiamo visto da Palazzo del Principe a San Tommaso, ora guardiamo invece a San Tommaso Palazzo del Principe. Ci facciamo aiutare sempre dal nostro amico Cambiaso, che non ci fa mancare mai nulla. Ed eccoci. Qui possiamo guardare, vedete, qua siamo già al passo successivo, il fossato, vedete qua c'è il ponticello, e qui c'è il fossato che correva sul Palazzo del Principe. Guardando dalle mura, quindi da San Tommaso, diciamo, verso Ponente, avremo visto Palazzo del Principe, vedete tutto il suo splendore, la foto del Nettuno, la loggia mare, la lanterna, conoscete tutta la zona del San Benigno ancora con la cappella e tutto, qui non sono ancora costruite le caserme, e questa bellissima chiesa, la chiesa di San Teodoro, che oggi conoscerete, ma è molto diversa, ci arriveremo. Qui invece abbiamo sempre la statua del gigante, che come sapete guarda Nettuno, come sapete Nettuno, fatta la Carlone, era poi in realtà era stata fatta appositamente col volto di Andrea Doria, mentre il gigante, opera messo lo sparso, leggermente anteriore al Nettuno, invece aveva il volto di Carlo V. Qui abbiamo sempre invece la chiesa San Rocco, che domina il tutto. Non abbiamo invece San Francesco che rimane qui dietro. Bene, già che siamo, come dire, è il momento di entrare al Palazzo del Principe. Entriamo e andiamo nella loggia mare. Nella loggia mare possiamo vedere qualcosa di bello. Allora, andiamo alla loggia mare. Troverà sempre l'immagine del Cambiaso. Eccoci qua. Ovviamente possiamo passeggiare nella loggia mare. Eccola qui. Loggia mare, vedete, una bellissima loggia che concludeva il giardino. Ah, non vi ho detto, per farvela capire un po' meglio, che la loggia mare, che vediamo anche qua, in realtà oggi qua abbiamo Viadua, che come saprete taglia l'ultima parte del Palazzo del Principe. Non a caso, infatti, se doveste entrare al Palazzo del Principe oggi, entrereste di qua. La loggia, qui, vedete, oggi rimane sotto Viadua. Rimane sotto Viadua e in realtà non è stata distrutta, ma è stata solamente, come dire, c'è stata costruita sopra la strada, ma la loggia rimane. Infatti, questa bellissima loggia che vedete, vedete qui disegnata la Cambiaso, questo bellissimo acquarello, nel quale compare la lanterna e la chiesa di San Teodoro, di cui parleremo a brevissimo, oggi è purtroppo ridotta così. Se vi capita, semplicemente di questa Palazzo del Principe scendete giù, la strada che si chiama Re Zingari, vi troverete davanti alla loggia. Qui c'è una loggia, qui c'è un'altra bella immagine, qui c'è una fotografia della loggia con l'Ottocento, in cui vediamo la loggia al contrario, vedete, con San Tommaso ancora presente. Ebbene, questa loggia oggi c'è ancora, in realtà, ecco, per farvi capire, qui si vede benissimo. Oggi abbiamo solamente questo pezzo, le prime traccate, oggi sono in realtà la strada superiore. L'ultima parte della loggia, quindi l'ultimo arco e il loggiato da Vamare, ci sono ancora, anche se purtroppo non sono certamente valorizzati come dovrebbero. Eccoli qua. Vedete? È rimasta l'ultima parte della loggia. È così. Questa foto qua è del 2012, ma vi assicuro che ho fatto una foto, direi, forse l'anno scorso, con qualcuno di voi è venuto con me
a fare Città Passo del Principe e direi, ecco, 2019, c'è cioè la foto, è uguale, anzi qualche roba in più, così diciamo un cambiamento. Eccolo qui la loggia, ma torniamo a vederla come una volta, così non ci piange di troppo il cuore. Eccola qua, vi dicevo, la loggia mare, vedete qui questi due simpatici figuri che si godono il mare, appunto, i velieri, la lanterna e il Sant'Edoro. Sant'Edoro oggi la conosciamo tutti come quella chiesa che sapete è quella di via Venezia, rimane appunto al primo passo di via Venezia, quindi oltre la ferrovia. Con una costruzione ottocentesca, la facciata addirittura è stata conclusa nel 1965, se non sbaglio, che all'opera dell'architetto Angelo Sibilla, lo conoscete benissimo, una facciata in travertino bianco. Ebbene, quella chiesa lì una volta sorgeva molto più a mare, cioè in realtà molto più a mare, proprio sposta verso mare. Faccio vedere le foto anche così ci capiamo un pochino meglio. Eccola qua. Qui ci aiuta sempre il nostro mitico Cambiaso, che guarda Sant'Edoro da Ponente. Quindi guardiamo a Levante, guardiamo la città. Vedete tutti i velieri, qui si vede un pochino Carignano, qua si vede il Molo Vecchio, e va bene. E guardiamo invece da... Eccola, questa fotografia, vedete ancora Sant'Edoro sul mare. Qui ancora addirittura, si sembra Sant'Edoro sul... Siamo dall'inizio, vediamo un po' meglio. Ecco. Vedete, Sant'Edoro era sita su questo sperone che dava sul mare, proprio fate conto, quando oggi siete in via Milano e volete girare per via Venezia, ecco, quella parte lì un pochino più verso mare, sareste lì, sareste stati. Sant'Edoro poi verrà distrutta, era una chiesa soggetta molto alle mareggiate, come immaginerete, perché era proprio sul mare, vedete qua. Se guardiamo Sant'Edoro, alla sua destra, qui addirittura c'è anche qualche arbo coltivato, vedete, Sant'Edoro, e passate qui davanti, e potevate andare, vedete, qua verso la caserma di San Benigno, oppure attraversavate, qui dalla porta lanterna, si attraversa la Darena. Ebbene, di fianco alla chiesa di Sant'Edoro vi era anche un piccolo oratorio, detto oratorio di Nostra Signora del Rosario o Sant'Edoro. Oratorio che oggi conosciamo tutti, come chi lo conoscerà, è un oratorio che è sito adesso in salita di San Francesco da Paola. Lo guardiamo, per chi non lo conoscesse, così lo potete ammirare. Eccolo qua. C'è un'immagine antica, in realtà è così anche adesso. Vediamo un po' se riusciamo a vederlo un po' meglio. Io parlo con la Madonna lì, eccolo qua. Eccolo qui, ricostruito nell'Ottocento, quando appunto con la chiesa Sant'Edoro, diciamo che l'oratorio è un piccolo oratorio che venne prima spostato, cioè era una piccola cappelletta, poi diventò un oratorio, venne ospitato da prima nel chiostro di Sant'Edoro e poi viene costruita appunto un edificio a sé. Questo edificio conserva in sé in realtà pezzi di altri edifici. Queste quattro colonne qua, che vedete qua, questo pronao, provengono dalla distrutta chiesa di San Francesco. La chiesa era stata distrutta in quegli anni, quindi le quattro colonne vennero subito utilizzate per costruire questo nuovo tempio, questo piccolo oratorio. Oratorio che al suo interno, se vi faccio vedere, ha una bellissima... l'oratorio che dovrà far vedere all'interno, eccolo qua, vedete, questa è la cupola interna, se vedete sembra il Pantheon, per dire, fanno un piccolo. E questo oratorio conserva anche una splendida Madonna, che vi mostro subito, eccola qua. Questa Madonna era una Madonna che stava in una piccola cappelletta che dava più sul mare, a fianco a Sant'Edoro. E se leggete l'edificio, se leggete la lapide sotto la Madonna, lo capirete. Questa effigie, proveniente dalla distrutta cappella della pietà del Gran Andrea Doria, provvedendo delle artiglierie, tolte ai vinti, castelli dell'amore, eccetera, eccetera, appunto fece fare Andrea, proprio principe Andrea Doria, quello che fece costruire appunto il palazzo del principe, il nostro palazzo principe, appunto Andrea Doria. Oggi questa Madonna qua la trovate nell'oratorio di Santissimo Rosario o Sant'Edoro. L'oratorio qua, vi dicevo, si trova nella salita di San Francesco da Paola, quella salita appunto vi porta dal mare fino a San Francesco da Paola, fino a quella chiesa che molti lo conosceranno, il famoso santuario dei marinai, che si trova in cima alla collina e che oggi stasera di questa sera non parleremo, ma che vedremo appunto nelle varie, in tante immagini che vi mostrerò invece. Torniamo verso il principe, così andiamo avanti con il nostro discorso e continuiamo a guardare le immagini. Intanto, vediamo un po' se c'è qualche immagine un po' più. Ecco, torniamo dei giardini.
Allora, adesso ho sotto qualcosa, direi di no. Ah, sì, a proposito, giusto. La posa alloggia mare, che adesso vi mostro l'immagine antica che... Eccola qua, che mi piace di più. L'alloggia appunto dava, quando stavo su, dava sul mare, quindi era un ottimo punto di osservazione e anche un ottimo punto, diciamo, andando ora poteva arrivare alla loggia, guardare le proprie navi, sotto, ho mangiato sotto casa, era l'unica persona genovese, l'unico genovese importante che poteva, nobile, poteva avere le sue navi per sotto casa. E si racconta che andando ora piacesse organizzare banchetti dalla loggia, quindi c'è questo punto più a mare del giardino. Addirittura si racconta... quasi leggenda, che quando faceva i pranzi, addirittura quando, la volta che invitò, cioè Carlo V viene a mangiare dal principe, allora si racconta che a fine pasto chiese al servitore di scuotere le tovaglie con tutti gli argenti sopra in mare, come dire che lui ogni volta che mangiava, cioè era talmente ricco che poteva disfarsi delle argenterie preziose ogni volta che invitava un ospite. Logicamente questo suscitava negli ospiti grande meraviglia. In realtà, si racconta anche che sotto la loggia, appunto, sotto la loggia, sotto negli scogli, dal mare, ci fossero tutte delle reti che quindi aiutassero a recuperare tutto ciò che veniva buttato a mare, facendo finta fosse buttato. Torniamo alla nostra, ai nostri disegni antichi e guardiamo un po' il Nettuno di cui vi parlavo prima. Qualche immagine diretta, vediamo un po'. Eccolo qua. Qui c'è una bella foto, qui c'è una bella immagine del Nettuno. Vi racconto prima, ecco la fontana del Nettuno. Vi dicevo, opera di Taddeo Carlone e figli. Vedete, Nettuno con i suoi cavalli e intorno tutte le statue. Tutte le aquile, appunto, simbolo arabico dei Doria. Se vi capita qualche immagine della guerra e dopoguerra, vedrete che Nettuno era stato portato via per evitare che fosse danneggiato. Siamo in una zona portuale, è una zona molto colpita. Vi faccio vedere da un'immagine che ho dei bombardamenti, per esempio il giardino bombardato, adesso lo troviamo, eccolo qua. Questo per esempio è l'ala ponente, vedete, una bella bomba. Per fortuna, il giardino, questa scala vedete fin dal giardino, per fortuna alla nostra destra avremmo avuto il Nettuno che era stato però spostato e quindi torna tutto sospeso dopo la guerra. Nettuno, vi dicevo, col volto di Andrea Doria, guarda a monte, dato c'è un'altra immagine, forse ancora più bella, in cui si vede Nettuno con le sue spalle i velieri. Un po' se la togliamo, eccola qua. Giardino mette nella sua sistemazione ottocentesca, oggi è leggermente diverso, se vedo se qualcuno è già passato, ma le aiuole qua sono tutte diversificate. E qui alle sue spalle tutto il porto, questa selva di centinaia di velieri, appunto, pronti per la partenza. Qui ancora il mare, c'è ancora il mare molto vicino al Passo del Principe. Alla nostra sinistra direi che sta nascendo la stazione marittima. Stazione marittima, ancora, diciamo, la prima stazione marittima, quella che era stata dedicata al principe Alberto de Guglielmo. Poi diventerà stazione marittima, che come saprete fagocitterà tutta la zona e che diventerà, come dire, poi lontana al mare, perderà, tra virgolette, il mare. Torniamo a parlare, oltre diciamo, al Nettuno, diciamo anche guarda il gigante. Bene, il gigante, che molti di voi conosceranno, ve l'ho fatto vedere, come dire, in esclusiva prima, lo guardiamo adesso bene. Eccolo qua. Questa statua del gigante, alta più di 8 metri, collocata in una nicchia, opera di Marcello Sparso, che molti di voi conosceranno perché è un noto stuccatore di Urbinati, che lavorò molto a Genova. Lavorò molto a Genova. Lavorò anche qua, in questa chiesa qua, che è di San Rocco, quindi a poca distanza dal gigante. Il gigante, vi dicevo, nasce appunto come era una moda all'epoca, dovuta anche ai ritrovamenti in quel periodo, sotto a Roma, dove avevano trovato in Campo dei Fiori un enorme stato di Commodo a mo' di Ercole, quindi questa moda all'epoca, portò a costruire questo bellissimo gigante in stucco, dicevo, come vedete sui piedi, l'Aquila Doria. Questa foto purtroppo è una foto antecedente al 1939, anno in cui il gigante venne distrutto. Venne distrutto perché si racconta era molto rovinato e, come sapete, diciamo, non era periodo da pensare a queste cose, e purtroppo invece di recuperarlo si pensò alla volontà pubblica a Travveloce e venne distrutto. Si racconta, si dice, e spero che sia vero, anzi presto indagherò, che i piedi del gigante siano ancora in loco. Presto andrò a vedere se quello che vi sto raccontando è vero e logicamente ve lo racconterò se troverò qualcosa.
questa pagina ottocentesca, notate ancora, ecco, qui siamo esattamente, questo, qui dove metto, vuol dire, la mano, c'è il fossato, fate conto, dalla nostra partenza, Fausto del Principe, qui esattamente questo angolo qua, questi appartamenti dove abiterà per un certo periodo Verdi, che come sapete veniva a svernare a Genova. Qui c'è ancora il gigante, San Rocco, San Francesco, un casottino di caccia che non c'è più, però ce n'è, questo casottino di caccia in realtà ce ne sono due, uno di qua e uno da quest'altra parte. Anzi, ve lo mostro subito così vi faccio vedere. Se guardiamo il mitico Jolf, che anche lui autore di molti, cioè molto avuto nelle mie ricerche, vedete Giardino a Mare, è tutto completo, e vedete San Rocco, San Francesco e due casottini, uno e due. Il gigante. Bene, questo casottino qua non c'è più perché qui davanti abbiamo un'enorme costruzione di cui parleremo tra poco, mentre questo casottino qua, anche se progettato dal, diciamo così, dalle costruzioni di via Pagano Doria, esiste ancora e ve lo mostro subito. Se riusciamo, vediamo un po', se lo troviamo, eccolo qua. Un piccolo casino di caccia, quello che era. Se andate in via Pagano Doria troverete la parte bassa, vedete questo qua probabilmente delle stalle e qui vi c'è i piani superiori. Diciamo se abitando una piccola foresteria. Se andate a Pagano Doria, se andate, diciamo così, nel retro, nella parte posteriore, vedrete un bel portale, oggi una finestra portale, cioè oggi una finestra già portale, con la bel simbolo di Doria sopra. Questo caso bisogna vedere questo casottino qua, era un casottino che c'era già, vedete, eccolo, vedete, con la sua bella, un bel punto, un bel tetto molto liquido, era uno dei due casottini che vi erano dietro il palazzo. Dicevo perché l'altro non c'è più, vedremo tra poco. Torniamo però un attimo ancora a parlare del gigante, perché il gigante, così dire, non era solo perché ai suoi piedi era collocata una lapide, anzi, e c'è ancora oggi, anzi mi è stato detto che a maggio è stata finalmente ripulita dai rovi, e se vi capitavate di andare lì prima di maggio non avesse visto nulla. E una lapide, vi faccio vedere infatti com'era prima di maggio. Io purtroppo non sono più andato, ma mi ripeto sempre di andarci. La lapide che ricorda questo bel cagnolone detto Gran Roldano. Questo è un quadro che trovate nella stanza dei giganti del Palazzo del Principe, con la bellissima stanza con gli affreschi di Carino del Vaga, come tutti conoscete, sul soffitto, mentre le pareti invece con bellissimi arazzi con le storie di Alessandro Magno. Ebbene, uno dei due quadri, se andate, guardate il camino sulla sinistra, avete Andrea Doria col cane, col suo gatto Dragut come il nome del pirata che lui catturò, il mitico Dragut che tanto male fece a Genova e a Liguria in generale, e mentre alla destra del camino monumentale vi è appunto questo paggetto che liscia il pelo al Gran Roldano. Gran Roldano è un dono di Filippo II a Giovanni Andrea Doria. Il Gran Roldano venne seppellito proprio ai piedi del gigante. La lapide, la faccio vedere in tutta la sua bruttezza, nel senso ti rovi, eccola qua, non si vede nulla, ma le parole che sono incise sono queste. Qui giace il Gran Roldano, cane del principe Gio Andrea Doria, il quale, per la sua molta fede e benevolenza, fu meritevole di questa memoria, e perché servono in vita sì grandemente, da ambedue le leggi, fu anche giudicato. In morte dovesse collocare il suo cenere appresso del sommo Giove, appunto il gigante, come veramente degno suo costruire. Visse 11 anni e 10 mesi, morì il settembre 1605, appunto, all'ora, alle 8 della sera, giorno 8, all'ora 8 della notte, quasi un dei numeri da Cabala. Ebbene, vi dicevo, è stordonato da Filippo II, come saprete, figlio di Carlo V, che era molto amico appunto di Andrea Doria. Invece Filippo II aveva contatti con Giovanni Andrea, il nipote preferito di Andrea Doria. E colui anche che riuscì ad ampliare il giardino. Il giardino, appunto, che noi tutti conosciamo, è il giardino a valle. Il valle che vi ho mostrato più volte, appunto, sotto il Gran Roldano, vi ho detto, nell'Ottocento si dice che sono state trovate alcune ossa, appunto, del Gran Roldano, e si racconta di questa moda tra le dame di portare al collo dei monilli con dei piccoli ossi di cane. Moda che per fortuna è passata, più di tanto, diciamo. Bene, torniamo, salutiamo il Gran Roldano e torniamo a parlare dei giardini. Vi raccontavo i giardini, visto tutti conosciamo i giardini a valle, come dire, i giardini verso mare, che qui nel Giolfi sono esaltati,
degli studiardini, prodotti da Andrea Doria, poi ampliate da Giovanni Andrea, che addirittura farà costruire in questo lato un'enorme voliera, una voliera di cui recenti scavi ecologici hanno trovato le fondamenta. Era talmente grande che dentro questa voliera potevano, cioè, stavano degli alberi da fusto molto alti. Voliera decorata e con statue marmore, scusate, con vasche marmore per dare da bere agli uccelli e ai animali lì, come dire, imprigionati, li tenuti. Voliera purtroppo di cui oggi non rimane più nulla. Vi dicevo al casottino questo qua, ecco. Ma oltre a, appunto, giardino a valle, vi era anche un giardino a monte. Giardino a monte di cui purtroppo non rimane più traccia, se non nelle immagini. Nelle immagini che adesso vi mostro. Vi mostro, tanto per sono, beh sì, c'è ancora qualche, diciamo che il tempo passa veloce, ma cerchiamo di accelerare un pochino. Allora, eccolo qua. Se le 500 fosse passate di qua, avreste, allora, dove siamo? Vedete semplicemente, questo è l'ingresso nord, come dire, l'ingresso a monte del palazzo. Noi prima eravamo qui dietro, nel fossato, ebbene, il giardino a monte iniziava così. Mortorsoli, incaricato da Andrea Doria di costruire il giardino, a valle costruiva anche il giardino a monte con dei terrazzamenti. Terrazzamenti, il primo terrazzamento era proprio questo, questo grosso muraglione con queste bellissime colonne che correvano e coprivano un pergolato di cui vi mostro un'immagine. Eccola qua. Vedete che bello che era? Pergolato con stabite, queste colonne che correvano, percolato che purtroppo, se voi pensate dove siamo esattamente oggi, è esattamente dove oggi passa la ferrovia. E infatti questa parte del giardino a monte venne tagliata dalla ferrovia del 800, la famosa ferrovia che collegava Torino a Genova. Non si fece tanti scrupoli, tagliarono appunto questo. Come sapete, qui oggi c'è via San Benedetto, qui inizia la ferrovia e poi andiamo avanti, qui saliremo e saremo saliti nei vari terrazzamenti del giardino. Giardino che fu ampliato da Giovanni Andrea Doria comprando la parte di quel cosiddetto palazzo dei giganti, palazzo Doria Galleani, che è il palazzo che oggi in San Benedetto, proprio di fronte alla chiesa, verso monte, un palazzo che oggi ospita la caserma dei carabinieri. E ho avuto modo di, per fortuna, ho conosciuto i proprietari del palazzo, ho avuto modo di visitare. È il palazzo più bello fuori che dentro, in realtà perché dentro non conserva molti affreschi antichi, ma comunque è bello da visitare. Ebbene, questo palazzo qua, la cosa più bella, come saprete, era la grotta Doria. Cioè questa grotta meravigliosa che faceva e fa ancora oggi capolino. Una volta c'era capolino in mezzo a un giardino rigoglioso, oggi invece fa capolino improvvisamente in mezzo a dei palazzacci. Una grotta che, non mi fermerò troppo, se no non finiamo più. Sapete, una grotta costruita nel 1850 dall'architetto Galeazzi Alessi, detta Fonte Pitano del Caro, appunto, perché è voluta da Erasmo Doria Galleani, che vi dicevo poi in mezzo secolo, poi venderanno a Giovanni Andrea Doria, anzi, proprio per essere preciso, nel 1603. Una grotta bellissima di cui oggi rimane solamente la parte interna, abbiamo perso il vestibolo, ma per fortuna rimane la parte più scenografica che vi mostro. Eccola qua, questi 8 spicchi meravigliosi, di cui vi mostro velocemente le immagini, che raccontano appunto storie tratte dalla metamorfosi di Ovidio. La storia divertentissima, la storia più curiosa, guardate che belli questi ermi, per esempio, con le conchiglie. Molti di voi con me l'hanno vista, come sapete ogni 2-3 anni con Gianni ci torniamo a vedere, e quindi prossimamente penso ci torneremo, perché comunque un ripasso fa sempre bene. Una delle cose che più mi piace di Genova è una grotta poco conosciuta. Ricordo che per quando col mio sito che conosco, con il sito del Segretario di Genova, raggiunsi le 100.000 visite, decisi di fare una visita guidata in questa grotta. Mi organizzai con il Palazzo del Principe tutto, e quella mattina, la domenica mattina, abbastanza d'inverno, eravamo più di 200 persone a vedere quella grotta. Per dirvi, appunto, in realtà le cose poco conosciute vengono un po' reclamizzate, vengono, come dire, la gente poi in realtà accorre. E quella volta lì erano proprio tanti. E anche un Giano, li vedo ogni volta che facciamo una visita, li mettiamo i posti a 10, a 20, 25, è sempre piena. Quindi sicuramente ci torneremo. Non mi soffermo oltre, ma vi invito comunque, se avete voglia, da subito a darci un occhio, oppure andare a visitare di persona, vi assicuro che merita. Ebbene, torniamo. Ah, no, intanto non vi ho detto che questa parte del giardino, appunto, che vi ho mostrato prima, poco fa, questa enorme, questa grossa, quindi muraglione qua sopra, questo porticato, era detto a Cuba, da un termine arabo. Bene, ci avviamo verso conclusione, perché sono già 22:34, quindi diciamo che siamo qua sulla mezz'ora, e guardiamo un po' cosa, torniamo al nostro fossato.
passato, per dire. Cosa abbiamo qua oggi? Anzi, già nel 800. Nel 800, tra il gigante e il palazzo del principe, anzi, viene innanzitutto, passa la ferrovia, e qua, negli anni 60 dell'800, che taglia in due i giardini. E già il giardino a monte inizia a essere, tra virgolette, abbandonato. Cioè, inizia a essere visto come qualcosa di estraneo alla villa. Poi vedete un'immagine, vediamo se la troviamo, del treno che passa, tristemente, forse qua. Eccolo qua, vedete il palazzo del principe, c'è quello di là, vedete qui c'è già il treno, vedete il vapore che passa già qui di qua, passa qua, taglia il ponte e poi qua, e qui c'è qua i nostri due casottini, uno e due, farvi capire, il nostro gigante, cioè Sommo Giove, lo sparso e San Rocco, San Francesco, qui dietro avreste trovato, diciamo, fino il lagaccio, cioè il lago artificiale che dava invece, diciamo così, dava acqua, serviva per fornire di acqua, tutti i giardini, di Palazzo del Principe. Lagaccio, che come sapete, oggi, negli anni 60 del Novecento, poi verrà coperto e oggi è un campo da calcio che trovate in fondo alla via Napoli, via Bari. Ma nasceva in realtà come un lago per i più, diciamo così, più anziani di voi, si ricordano ancora il lago vero e proprio. Mio padre mi racconta, intanto che lì c'era un lago limaccioso, e anzi c'era pericolo qualche bambino di affogarsi. E quindi si decise di, come dire, di spianarlo, e oggi ho trovato un campo da calcio a suo posto. E Lagaccio, appunto, il nome Lagaccio, che poi darà il nome anche di Scotti, tutti quanti conosciamo, e poi il nome appunto a quel lago che si trova qui dietro, più o meno. Torniamo alla nostra immagine, dicevo, qui cosa fu costruito? Fu costruito il mitico hotel Miramare. Vediamo un po' su un'immagine con già il Miramare, non dovrei avercela, un po' di fortuna, non adesso, vediamo un po'. Tanto vedo un po', scusate, non vi ho costruito la chat, ho fatto qualche domanda, ma fatto i bagni alla Gaccio, bravissimo, vedi che qualcuno... Allora... Scusate, guardavo un attimo, bravissima, a Cristina, esatto, nel 70 circa, sì, quello mi ha fatto il mio qua, è vero. Gli anni fa fece, c'era, è vero, guardiamo un attimo, ok, benissimo. Poi, come sempre, domande vi posso rispondere dopo, oppure vi risponderò poi tramite mail, anzi, vi invito a scrivermi qualcosa se avete idea. Dicevo, Miramare, vi lascio un'immagine che taglia il Miramare con... Ecco qua, questo mi piace molto. Allora, qui abbiamo un'immagine... Il fossato rimane qua, come dovevamo prima. Qui inizia a costruirsi la stazione. Ecco, già il treno arriva, qui c'è ancora il gigante, non c'è ancora nulla davanti. Nell'immagine successiva invece compare un mostro, tra virgolette. Eccolo qua. Non siamo tanto, se guardate, Ira, non è tanto diversa la cosa, per l'immagine più o meno è quasi al suo punto. Qui c'è l'omnibus a cavallo, avete le trapezze dei Ferrari. Vorrei raccontare anche la storia, avete i cavalli bianchi, cavalli neri, ma poi lo racconto un'altra volta. Vedete, in questo cavallo qui c'è già qualche tram invece. Vedete, la collina quasi campestre con le fasce già tagliata dal treno porta la posta a questo enorme edificio, il Miramare. Qui non mi dilungherò, però un'immagine ve la mostro volentieri, l'immagine dell'ingresso, perché merita. Ci siamo subito a Miramare, puoi averlo qua. Eccolo qua. Questo è l'ingresso del Miramare che abbiamo ancora oggi. In realtà, qui come sapete, oggi c'è un piccolo, diciamo che non sbaglio, c'è un carpo, c'è un piccolo supermercato. L'ingresso è più o meno uguale. Qui c'è una bellissima macchina che aspetta che qualcuno, le due belle dame che sta per entrare. Il Miramare, come sapete, è un hotel molto famoso da belle epoche. Vi lascio qualche immagine degli interni. Eccolo qua. Questo è il corridoio interno. Questo è il... L'avevamo visto forse con qualcuno di voi di Giano, era riuscito a entrare una volta. Questa è la vista che abbiamo oggi sul porto, immaginatevi la vista che c'era nel 900 con... Ancora voglio dire, questa stazione marittima come la vediamo oggi, quando fu costruito Miramare, invece la stazione marittima era ancora quella precedente. Qui c'è il mitico Nedic che è un po' in attesa di essere trasformato in qualcos'altro, qui c'è il Masile Cotone. Oggi, come sapete, Miramare è tornato a nuova vita ed è una divisa in appartamenti. Diceva, nasce un hotel dell'epoca, molto, molto in voga, anzi è un hotel molto utile anche per i viaggiatori che potevano arrivare a Genova, spostare un bellissimo hotel e poi imbarcarsi. Le scale per le gallerie delle ferrovie furono probabilmente l'inizio del suo declino. Infatti diceva, racconta che mi chiedevano i piatti quando passavo il treno. La guerra poi fece il resto, diventò ossia del comando tedesco e altre varie vicissitudini,
Dopo la guerra, le ferrovie dello Stato, per evitare lunghissime procedure, cause, decisero di comprare e acquistarla. Rimase un po' zerie finché, appunto, adesso, vi dicevo, diventò anche location di qualche film negli anni 70 e 80, e oggi, dicevo, invece ha tornato nuova vita, per fortuna, e se vi capita di entrare, ve lo merita, appunto, di essere visitato nei suoi locali comuni, che una volta erano particolarmente belli. Cosa, prima di concludere, torniamo al nostro passato e vi dico l'ultima cosa. Nell'Ottocento, questo, diciamo, cosa succede? Qua passa la ferrovia, poi nel Novecento qui verrà costruito in Miramare. Qui sopra la strada passa, cosa abbiamo trovato qua? Anzi, fino a non tanto tempo fa, avremmo trovato una bellissima statua. La statua del Monte Verde, che il Comune di Genova decide di dedicare al Duca de Ferrari. Il Duca, come conoscete, Raffaele Ferrari, Duca di Galliera, che come saprete è uno dei più grandi benefattori di Genova, colui che diede i famosi 20 milioni di lire per costruire il porto e quindi dare il nuovo impulso al secolo, all'Ottocento genovese. Questo bellissimo monumento nasce in, appunto, qua, come dire, di fianco, a poco distanza dal Palazzo del Principe. Se vi faccio vedere qua per farvi capire un po', se capisce abbastanza, se il Palazzo del Principe rimane qua. Venne poi spostato qualche metro per diventare in asse con la stazione marittima. Quindi quando fate conto, adesso la strada che unisce la stazione marittima a via Adua, ebbene, questa butta davanti verso Monte, la statua di Duca di Galliera. È molto divertente, se vi capita di leggere qualche rivista antica, prima o poi, anzi, vi mostrerò le immagini. Quella volta lì la statua non fu come è successo adesso quando è stata ricollocata ultimamente adesso dove è oggi a Carignano, davanti a Forza delle Cupole, quindi nella rotonda di Carignano, non fu smontata pezzo a pezzo e rimontata, ma venne spostata letteralmente, venne rialzata e venne costruito con un metro che si usa in America. Se vi capita qualche trasmissione ancora americana, adesso per esempio spostano case, spostano addirittura intere case. Ebbene, tirata su e spostata, proprio letteralmente, fatta camminare su dei rulli e collocata appunto a una quindicina di metri più a destra, più a sud, per tenere in asse la stazione marittima. Poi, come sapete, i lavori della metropolitana la statua era esattamente nel punto sbagliato, come dire, venne smontata, fu abbandonata per moltissimo tempo in un deposito della Valpolcevera. Ho avuto l'occasione di visitarla con un consigliere regionale che, anzi, ringrazio, mi ha fatto questa opportunità di visitarla con lui per dare un po' di scandalo, cioè per mandare le immagini ai giornali, perché era stata era buttata lì in un angolo, erano dei pezzi in meno segati, portati via, perché essendo una statua di bronzo doveva essere tagliata, come dire, portata via dei pezzi, e questo fu fatto. Poi finalmente, l'anno scorso, viene ricollocata finalmente a Carignano. Quindi il Duca riguarda il suo porto e tutti sono felici e contenti. In realtà sono molte proteste, la volevano qua, la volevano là, alcuni dicevano che da Ombra, via Corsica. Secondo me la collocazione alla fine, diciamo, almeno ho trovato una collocazione e il principe può riguardare il suo porto, il porto che grazie a lui ha avuto un nuovo impulso. Tanto per finire, vi racconto le statue. Se vi è capitato come me di andare a vedere come vecchietti, diciamo così, cantiere, quando era in opera, la statua era per terra, potevate notare la munificenza, questa statua qua, che di qua adesso che ho finito non si vede, ma in realtà la munificenza qua aveva a questo piatto con dentro delle monete d'oro. Simboleggia appunto il principe che dà, elargisce, che dà beneficenza a Genova. Qui c'è Mercurio, simbolo del commercio, e poi il Gino lato. Qui abbiamo il tondo del Duca, la moglie, e poi la dedica di Genova. La statua, come sapete, è opera di Monteverde, è stata fatta proprio dal comune che diede incarico a Monteverde di fare una statua per celebrare, per ringraziare appunto Raffaele Ferrari, che tanto fece per la sua città. Io direi che con Raffaele Ferrari, di cui sempre piace parlare, concluderei questa puntata, che dalla mezz'ora è diventata, come sempre, molto di più. Direi di lasciare spazio alle vostre domande, ma prima direi che no, direi che ci siamo. Perfetto, quindi come sempre ringrazio tutti per il vostro lavoro.
vostra pazienza, del vostro ascolto e data l'ora, vi do la buonanotte e un saluto dai vicoli. Grazie a tutti.